Gente, benvenuti nel mio canale, io sono Mal e oggi voglio parlarvi di un argomento completamente diverso degli argomenti che tratto nel mio canale, ma sono collegati perché noi possiamo mettere tutte le maschere che vogliamo, possiamo truccarci, possiamo farci belli i capelli, vestirci bene, però se siamo perseguiti di energia negativa, da sfiga, da cose strane che ci succedono, purtroppo non riusciamo mai a trasmettere la nostra bellezza, il nostro benessere. Allora, io voglio parlarvi di un argomento un po' particolare e tante persone non ci credono, tante persone lo vedono come una ignoranza, ma io sinceramente l'ho vissuto sulla mia pelle, quindi vi dico che purtroppo sono cose che succedono. Voglio parlarvi di tre cose: il malocchio, la sfiga o la sfortuna e l'energia negativa. Sono tre cose che portano allo stesso fine: il malstare, la stanchezza, la poca energia, il mal fisico in generale, la mancanza di sonno, fare sogni strani. Succedono delle cose molto, molto, molto negative, molto brutte in arco di tempo corto. Io sinceramente volevo parlarvi di questo argomento da tanto tempo, ma non riuscivo a trovare il modo, perché non è così facile da spiegare, non è così facile da trasmettere più che altro. Allora, io ho cambiato casa da poco. Io vivevo una casa proprio sotto dove la casa dove vivo adesso, una casa dove non picchia abbastanza il sole, che è una cosa veramente importante. Io da quando stavo là non davo importanza, ma adesso assolutamente sì. Mi sono successe un sacco di cose. L'anno scorso, col Covid ovviamente era un anno sfigato per tutti, non era solamente per me, però mi sono successe un sacco di cose strane. Io vi parlo di agosto-settembre, sono stati 2 mesi traumatici per me, nel senso, si è messa a piovere, mi è entrata l'acqua dalla presa di corrente, ma non solo, io stavo camminando scalza in casa, mi è andata di lusso. Come vedete, mi entra acqua dalla presa di corrente. Meno male che l'ho vista in tempo e meno male che la mia cagnolina non è andata a camminarci su. Avevo la stufetta di gas, ho avuto una perdita di gas, se non mi chiamava mia sorella sarei stata secca. La mia cagnolina, gli è successo di tutto in un arco di 2 mesi, vi giuro, di tutto. Ha avuto lì appunto una cosa sul musetto e le si è gonfiata la faccia così. Come vedete dall'immagine, poverina, le si è gonfiato il muso, stava dormendo, è venuta a cercarmi, io mi sono presa un colpo, l'ho portata subito dal veterinario, gli hanno dato un antistaminico, povera patatina. Lì si è bloccata la zampetta dietro, portata alle 10 di sera a una clinica dove mi hanno chiesto 700 euro per farle un esame, perché mi hanno detto che la colonna vertebrale c'ha un problema, quindi probabilmente poteva rimanere paralizzata, ma non è vero, comunque sono riuscita a risolverlo. Lì veniva la diarrea, vomito, di tutto. Io stavo male, vedevo il mondo nero, ho cominciato a entrare in depressione, stavo proprio male, male, veramente male. Mi è successo comunque in questo periodo di tutto, ho perso il lavoro, di tutto mi è successo, quindi non riuscivo a capire la concentrazione di questi eventi nell'arco di tempo così breve, non riuscivo a capire cos'è. Quindi sono andata, ho cominciato a chiedere degli amici, familiari, a informarmi su internet, a capire, quindi ho capito che queste cose qua non sono dovuti da, non è una cosa dovuta a me, ma le cose che mi circondavano. Quindi può essere che sia o malocchio o energia negativa, oppure sfiga proprio che ce l'ho io, però come riuscire a liberarci da questa cosa qua, da questa energia negativa, questa sfiga? Dobbiamo definire prima queste tre cose. Il malocchio è una cultura popolare, ma non solo, ma ci sono delle religioni dove è proprio scritto del malocchio riconosciuto, che significa il potere dello sguardo, il potere forte dello sguardo che ti porta malstare fisico, tipo degli eventi assurdi che vi succedono. La seconda, la sfiga è proprio quando nel poco tempo, non so, un arco di tempo, in quest'arco di tempo vi succede qualsiasi cosa. Non sto pensando, non sto parlando che una volta ogni tanto hai perso la chiave di casa, no, sto parlando di eventi come vi ho spiegato prima, cioè degli eventi abbastanza, cioè, assurdi, che riesci a capire il perché. Invece l'energia negativa collegata con due cose: collegata con te e collegata con la casa.
con te, se sei una persona sempre negativa, una persona che pensa solo cose negative, una persona che si lamenta tantissimo, ti stai tirando addosso, quindi smettila. Oppure conosci delle persone o frequenti delle persone che si lamentano sempre. Le persone che si lamentano sempre ti succhiano la tua energia e ti ammucchiano, ti accumulano di energia negativa. Rendetevene conto che magari questa persona che voi conoscete non la vedete da un po', ma un giorno la vedete e comincia a parlarvi di malattie, comincia a parlarvi solo di eventi negativi, comincia a parlare della sua vita sfigata, tutte queste cose qua. Tornate a casa stanchi. Rendetevene conto per una volta, tornate a casa stanchi perché le persone così succhiano la vostra energia positiva e soprattutto vi accumulano di energia negativa. E la seconda cosa è la casa. La nostra casa è il luogo dove viviamo, il luogo dove passiamo la maggior parte del nostro tempo. Come sapete, c'è un studio di antico cinese, del Feng Shui, spero che l'ho pronunciata bene, il Feng Shui, che è collegata con l'architettura, ma non solo, collegata con l'arredamento in casa, come far girare l'aria in casa e come far girare l'aria positiva o l'energia positiva in tutta casa. Quindi loro ci credono tanto, infatti le strutture cinesi o giapponesi credono tantissimo in questo Feng Shui. Invece adesso voglio parlarvi come liberarvi di questa energia, come liberarvi di questo malstare, questa sfiga, questi eventi orribili. Vi do dei consigli, rimane a voi la scelta di crederci o non crederci, fare o non fare, perché io sono una di quelle persone che dice provare non costa niente, provare e là lo provi, se ti va bene bene, se non ti va bene, oh pazienza, almeno ci hai provato. Piuttosto, per fortuna mia, conosco diverse persone in diverse parti del mondo, quindi hanno cominciato a spiegarmi più o meno quali sono le cose che si devono fare per poter togliere addosso questa sfiga. Allora, prima di tutto, essere persone positive. Per chi conosce la legge di attrazione, più pensi alle cose belle, per essere positivo, le cose positive puoi attrarle a te. Invece, più pensi negativo, più sei sempre col muso, sempre così, per forza attiri addosso a te solo cose negative. Quindi, essere positivi sempre, pensare sempre positivi, non pensare mai nei problemi in sé, anche se è molto difficile quando vi succedono le cose, ma pensare alla soluzione, sempre alla soluzione, non pensate mai al problema, sempre alla soluzione. Essere sempre sorridenti, essere sempre allegri, che non è facile, lo so che non è facile, però cercate il sorriso, cercate la felicità. Se siete giù di morale, piuttosto mettete un po' di musica, vi mettete a ballare da soli, che c'è, non c'è niente di male. Cercate di essere allegri, positivi. La seconda cosa, il sole, il potere del sole. Il sole è la luce, è l'energia, è la vita, è il sole. Quindi quando c'è una bella giornata di sole, aprire le finestre, aprire tutte le finestre di casa, far girare aria, far girare energia positiva. Stare in una casa sempre chiusa, con tapparelle chiuse, purtroppo l'energia o l'aria rimane bloccata dentro la casa. Quindi facciamo girare questa energia, questa aria in casa. Seconda cosa, cercare sempre di tenere la casa sempre ordinata, sempre pulita, più possibile. Tante volte non è così facile, però cercare sempre di tenere alla casa ordinata, perché vedere la casa ordinata state meglio, state veramente, non vi rendete conto, però dentro state meglio. Tenere la casa ordinata, la casa pulita, non tenere oggetti rotti in casa, perché tante persone dicono: ma no, rotto poi lo sistemo. Oh, se non hai tempo, buttalo via. Le scarpe, i vestiti, cose, io parlo, ma io non ce la faccio buttare le cose, guarda, per buttarle, per me è traumatico buttare le cose. Però sforzatevi, buttate via le cose, buttate via le cose che non usate da anni, buttate via gli oggetti o le cose rotte, buttate via, perché gli oggetti rotti attirano energia negativa. La terza cosa, il sale assorbe l'energia negativa. Cosa fate col sale? Il sale, prendete un secchio d'acqua, mettete il sale dentro e pulite tutta casa con acqua e sale, nient'altro. Passate il mocio in tutta casa, dalla parte interna fino alla parte esterna alla porta. Se avete la possibilità di buttare quell'acqua all'esterno, meglio. Se non avete, purtroppo il bagno, non c'è un'altra scelta, però se non avete, se avete la possibilità di buttarla fuori, buttate fuori, perché praticamente è come pulire la casa dall'energia negativa e buttare via quell'acqua fuori.
prendete del sale grosso, lo mettete dentro sacchettini, quattro sacchettini, oppure di tessuto se possibile, oppure se avete qualche stoffa o qualcosa, fate un nodo col sale dentro, un poco, non è che dovete mettere un sacco di sale, un po' di sale, e lo mettete nei quattro angoli della casa. In quattro angoli, voi calcolate quali sono gli angoli della casa e metteteli nei quattro angoli della casa e basta, non vi costa niente e lasciatela là. La quarta cosa, la salvia. La salvia. La salvia assorbe l'energia negativa, la salvia brucia l'energia negativa. E quindi prendete della salvia, la ammucchiate e la bruciate per tutta casa. Cercate di girare, 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 girare. Fate questo rituale almeno una volta al mese e vedete che le cose miglioreranno. Ad esempio, l'alloro, gli indiani ci credono tantissimo nell'alloro e soprattutto quando fanno yoga. Prendono dell'alloro e lo bruciano perché dicono che respirare l'alloro toglie via l'energia negativa, ma non solo, purifica l'anima. Pensate un po'. C'è un'altra tecnica che fanno, è quella che. Di prendere dell'alloro, metterlo dentro una pentola, lascialo bollire per un po' e poi lo versate dentro la vasca per preparare un bagno. E aggiungete del sale, se trovate ad esempio del sale da bagno, è meglio, se non ce l'avete, potete mettere tranquillamente il sale grosso e fate un bagno rilassante, purificante, ma volendo potete, mentre state facendo il bagno, di bruciare un po' di foglie di alloro per meditare, per purificarvi. Altra cosa, le piante grasse in casa, le piante grasse come il cactus. Il cactus assorbe l'energia negativa, l'assorbe, e quindi prendete due o tre piantine, una la mettete magari in sala, o l'altra la mettete in camera da letto, l'altra la mettete magari in cucina, e così avete la casa abbastanza purificata. Altre cose, ad esempio qua in Spagna ci credono un filo rosso, lo legate al reggiseno, se no lo mettete in tasca o lo lasciate nel portafoglio, ad esempio. Altra usanza, l'aglio, cara gente, portare con voi l'aglio in borsa. Un pezzettino di aglio o nel portafoglio. Io ce l'ho uno nel portafoglio. Lo mettete dentro il portafoglio, boom. Perché come voi sapete in Italia si usa tantissimo l'aglio, si usa la croce contro il malocchio, si usa il peperoncino, zoccolo di cavallo anche, soprattutto si usa tantissimo in Europa in generale, la mano di Fatima, la mano per togliere il malocchio. Quindi c'è la gente che usa tipo delle collanine con la mano di Fatima o l'occhio. L'occhio, 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 anche quello funziona tanto. Io non ce l'ho, vorrei cercare di comprarlo. Lo potete comprare un argento, un oro, magari meglio un argento. Come sapete, il potere dell'argento. La gente, queste qua sono le informazioni che vi lascio per attirarvi un po' di energia positiva, nella vostra vita, nella vostra casa, ma soprattutto per voi stessi. Spero, io in questo video non parlo di religioni, non parlo di credo, religioso, io parlo della mia esperienza personale, quello che ho imparato, ma se vi interessa, io ho fatto anche un altro trattamento che mi ha fatto un amico, una persona, un amico che ho scoperto dopo che è un sciamano, che mi ha fatto una specie di purificazione. Se vi interessa questo argomento, vi parlo più che volentieri, ma un argomento un pochettino delicato. Io credo in tutto, io credo in tutto, in tutto, in tutto. Io sono una persona che crede in tutto perché limitarci a quello che crediamo noi. Non è sempre la verità. La verità è il tutto, per quanto mi riguarda. Poi ogni persona è libera di crederci o non crederci. Questa qua è la mia esperienza personale. Spero che vi sono stata utile. Spero che vi piaccia questo video. Per qualsiasi richiesta, informazione, mi raccomando, lasciatemi un commento qua o seguitemi su Facebook e Instagram su SpeakyoDML. Bella gente, buona giornata a tutti e vi invio tantissima energia positiva. Ciao belli, alla prossima!